non si può costruire un impianto per il trattamento dei rifiuti accanto ad industrie che rappresentano l'eccellenza agroalimentare, sannite non solo. Nel Sannio è unanime il coro dei no contro la costruzione del mega biodigestore con annesso, seppur piccolo, termovalorizzatore. Pasquale Maione, deputato sannita del Movimento 5 Stelle, interviene dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Green Energy, che aveva parlato dell'impianto che sorge a Brescia nel centro urbano. Forse quell'impianto in quell'area, della provincia di Benevento, sicuramente non va bene. Fermo restando che un impianto per il trattamento dell'organico deve essere necessariamente realizzato in provincia di Benevento, perché è la legge che ce lo impone. Ma per di più, ripeto, quell'impianto da 100.000 tonnellate non è minimamente congruo con quelle che sono la produzione di organico a livello provinciale. Prossima tappa è la conferenza dei servizi convocata per parlare proprio dell'impianto e l'auspicio che la politica del territorio si occupi della vicenda. Un appello, ovvero un richiamo ai consiglieri regionali sanniti. Questo silenzio assordante di questi due consiglieri regionali un po' mi preoccupa, perché, ripeto, queste persone sono andate lì per tutelare il Sannio, che già per un'assurda legge elettorale che ancora non si è cambiata a livello regionale esprime solo due consiglieri all'interno del consiglio regionale. Quindi noi abbiamo due espressioni di maggioranza che ad oggi non hanno ancora avuto o avuto ancora il piacere di ascoltare qual è la loro posizione netta, precisa, su questa realizzazione di questo impianto. Quindi la contrarietà è sull'impianto e per il tonnellaggio che deve trattare quell'impianto, sul fatto che su quell'impianto ci sia un inceneritore,